Ragazzi, benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Ark Ascended. Allora, volevo informarvi che offline ho addomesticato questa gallina, cioè Dodino qui, motivo, poi sono i compagni, non lo so. Poi vabbè, se non ho cibo, scusa, la brace, che buono che ho contenuto di patate. Allora, ma andiamo alle cose serie qua, la gallina. Allora, le cose serie sarebbero che ho aggiunto un pochino di mod. Come ad esempio, una di queste mod è la mod di fare i vetri migliori, cioè di farli più trasparenti, che ve la lascio in descrizione. Adesso vediamo come viene la casa tutta con questi vetri. Allora, poi più che casa la serra. Vabbè, è venuta così. Molto più carina secondo me questi vetri, ancora ovviamente da finire. Dunque mi sono accorto che in questa mod i muri triangolari non si possono rendere più trasparenti tipo così. E vabbè, niente. Poi ragazzi mi ero accorto nel neutrale che era spawnato questo, cioè c'era questo morfodonte che mi tirava per casa da un pochino. Anche se non più, quindi proverei ad addomesticarlo. Easy, così faccio. Qui ho disegnato dove hanno letto la compagnia. Dunque, bene che non mi fa, da voi volevo, quando mi vedete lo stavo uccidendo. Qua di qui la stagionina e la domestica di ciccio. Però non ci vuole che mangia. Ci è sceso di quel 40 quasi, cioè 40 sì, vabbè, di 50 tipo. Dove ci vuole mangiare? Dove è abbastanza veloce come Tang. Mi ha messo dal vino al codice. Beh, comunque stavo dicendo che ho aggiunto delle mod. Già avete la mod della serra, ma ci sono anche altre mod, come per esempio ho aggiunto le sette creature della Ark Addition, cioè mi pare che siano il arco back, cioè ho aggiunto il Brachiosauro, il Deinosuchus, l'Oxyphanthus, l'Elicoprione, il Ceratosauro. E poi forse basta, comunque credo che non siano solo queste. Comunque sono sette e ne ho aggiunte una ad una. Quindi se pure voi volete aggiungere questa mod e non trovate tipo l'addition, perché ogni cosa si aggiunge singolarmente. Ah, poi sì, c'è anche il Deinotherium, che è una sorta di elefante primitivo. Ah, salve! No, però direi di chiamarlo. Dov'è? Opzioni, metti opzioni, no, no grazie, cambia nome, si richiamando pistrello, accetta, cioè, un attimo non sono pistrello, che qua c'è un attimo, c'è questa gentalis, scusate, che rompono. Non è che vola, aiuto. Ah, quanti siete? Guarda, il pistola. Sì, cioè, placati però, fermo. Mi è placcato che è bello. Che sei con questo stegosauro? Allora, io mi ricordo di dirmi cosa ci devo fare questa cosa. Perché, 5 livellini. Se riesco a fargli raggiungere 30.000 di vita come vorrei, lo lascio. Solo che il problema sarebbe il danno. Eccolo! L'avevo shottato. Oh, là, lo stegosandro. Non sai, 2.30. Ok,
Genshin Times, per fortuna se ne sono andato un pochino. Cioè, poi dicono che io c'ho sfiga. Cos'è quello? Che devo dire? Allora, torniamo al fatto della sfiga. Forse non ho sfiga. Vedi, addomesticare questi due bambini. E poi sparpagliarli ai confini di questa zona. Meglio da difendere la nostra base. Vabbè, comunque c'è voce che controllare perché avevo visto tutti i Morphodon ed è a livello 100 di quanto, quello che è tipo livello fatale. Non è quello, non è quello. Però sono bambini, devi scappare così più. Ah sì, guarda questo qui, livello 150. Tutti morti. Salve lei. Venga qui dal nuovo papino. Oh, sto papino che fa un altro. Venga qui pure lei, no no. Adesso lo scappa, venga qui, venga. Adesso. Questi carnotauri direi di tenerti. Sento suoni. Ah, perché dobbiamo aprire? Comunque, questi carni stanno dicendo di tenerceli per difendere la base. Meglio metterne qualcuno lì, anche per esempio a difesa dei... come si chiamano? Degli erbivori. Devi vedere le statistiche, aspetta. Allora, 22 in vigore, 23 in vita e 19 in danno. Allora, 23 in vita e 19 in danno non è male, dai. Questo è più grande, mi sa. Oh, Irina. Ok, voi signori, io andate a girare così per casa mia. Cioè, non vi offendiate, ma non credo vi convenga molto. Attaccate, dai. A volte attacca, a volte sono un attimo pazzo, eh. Non lisciate. No! Sapevo io. Per trovare ovviamente voglio cercare il mio gentile, sì, invece per trovare quello se devo c'è voluto e morca il trosauro. Oh basta, che non lo sai più però come vado questi due. Allora bisogna addormentare in qualche caso. Cioè, mi sa che non fammi attaccarlo lì. Però se facciamo. Ecco, mi ritorno il danno, perché non mi ricordavo, quindi me ne vado. No! Perché ti scherzo? No, vieni qua! Dai, fortuna. Arrivo io 90, quello è tra 70, questo è 90, questo è 90. Questi carnotali sono tipo andati in luogo per tutto il mondo. Beh, li devo anche rimanere. Io vedo 40 bistecche che legge la fine. Va bene con carnotali, però. Carne secca alla cotta. Qua non siamo al ristorante, eh. Sì, finita la carne. Allora. Ce l'hai il pipistrello? Se non che me lo più vittorio per sempre. Quel coso là, quella gallina. Ma anche il campo di averlo domesticato già ci sto spiegando un po' di parole. Se vedete queste
piattaformine, allora le avevo fatte apposta per i tami, non per farci una casetta, ma per i tami. E voi direte, ma a cosa ti serve fare questa casetta per i timing? Allora, praticamente con l'Argentiles prenderò le creature e le butterò qui dentro in maniera da... ho sbagliato! Io adoro così. Ma questa mi già avevo sbagliato, allora, comunque, stavo dicendo in maniera che io li butta qui dentro con l'Argentiles. E che le creature possono rimanere intrappolate qui dentro e li narcotizzo. Non è che la maggior parte delle creature riuscirà comunque a... cioè, i finestrelli non servono perché, visto che siamo su Ark, i dinosauri trovassero i muri. Vabbè, si sa che i dinosauri trovassero i muri tutti i giorni, no? Ok, uno di più. Allora, se proprio volevo trovare una creatura, oggi, a parte già quella che ho addomesticato qua, pistrello, perché dovrei l'altro bambino? Su, tu vieni con me. Io ho la vita. Tu vieni con me. Copia, ci sistema l'inventario. L'inventario è sistemato, devi portarci... come sono? Devi portarci solo queste cose. E direi di partire dal punto di ricerca di qualche creaturino da addomesticare. Allora, io voglio una tigre perché è abbastanza veloce, pure che ne so, ma col tempo che sono uscito dalla base già qua c'è casino, vabbè. Avrei una tigre o comunque una creatura non troppo grossa proprio per provare la trappola. Anche un lupo che ci penso, eh. E non fare come al solito, lo butto lì in base in maniera di iso... aiuto. In maniera da isolarlo e poi se ci muoio io... se fosse dentro la gabbia, cioè, ci morirei perché la creatura attaccherebbe me, io ci muoio, poi le mie creature ovviamente le lascio in passivo e ci muoio. Non si aiuto. Questo è un casino questo cannocchiale. Direi anche di... guarda il lupo. Dov'è il megalo... il coso livello 4. Che bello il rinoceronte! Questo è bellissimo. Direi di prendere... se no anche il megaloso. Solo che il megaloso è stato bello buono. Ho detto che vorrei se le devo volare. Wow! Novis! Ti devo dire. Ho già visto, no, aspetta. Sono due ice e tipo troppo bello le cose. Gioco! Sono tre ovis, vabbè. Quella è ora. No, vieni qui tu. Come cosa qui devo... guarda che... No, 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 no. Che ci muore. Non c'è da con il cuore di carico per. Mangia che di più. Dai, muoci, che sta? Che è questa cosa? Cosa sta patata?
Guarda i materiali. Beh, è molto. Cosa vuole? Va un botto. Va un botto di pelliccia. Questa cosa, infatti voglio fare un bel allevamento. Cioè, sti cacchi di calicoteri. Dai, però un melunone. Ovviamente mi muore uno e muore quell'altro. Poi pure io, perché attaccato un cavo di calicoterio? Come avevo già voglia positiva? Quanto pelliccia ho? Non ci va. Io so che me la scaricare, che non ho scaricato durante il faccio io? Oh, voglio. Mi sono portato manco il pellicciotto. Ma già. Vabbè, continuiamo la ricerca. Delle rovine. Io ritrovo un bel dossier, qualche nota dell'esploratore. Sì, guarda, dovrebbe essere nota. Allora. Ci manco livello. Devo buttare tutto. Vabbè, ho buttato la sfida, pazienza. Vabbè. Ragazzi, direi che io cerco una creatura e poi ci rivediamo quando trovo questa creatura e la porto in base. Ovviamente, ragazzi, sto andando in base. Io qua stavo guardando. Dai! Quindi attaccalo! E ovviamente trovato questo bellissimo bambino! No, non il mega coso, la no. Megatelium. Però vabbè, a parte che è veloce, però era un pulloio. Era una bruciola. Quindi perché mi credo che non era un pulloio. Vabbè, qui sotto queste collinette sembra che ci siano. Cos'è? Ci sono a livello 80. Vabbè, no. Non come di un livello 5. Quindi molto salto. Però vale. Ah, guarda, sono tornato in basso. Cioè, perché? Perché non ho più livello alto, non è che spawnare. Però qua il gioco è fatto. Bellissimo regalo dei cristalli per il mio termo. Chi c'è questa camicia qui? Arma, no, no, scusa. Non so quello altro. No, 5 là. Sembra più. Una ricerca qua. Una presa in giro. Allora, se mi è caduto il controller. Stavo caendo sul piede. E la cinta di viola. Sono scarciato. Vabbè. Direi di tornare in base, faccio il pellicciotto e poi tornare all'exploration. In realtà mi sono fatto. Se ho 56 di vita, tipo, vabbè. Vediamo di restare, ricrearci finalmente il pellicciotto. Cos'è qua? Non dire cosa ho. Vabbè.
Adesso ti prendi con un cristallo che non fa mai male. E guarda quante freccine ci hanno droppato le creature. Veramente un botto. Che ero partito tutto felice. Perci scuola una creatura. Non lo trovo manco mezzo. Cioè, siamo in due. Aspetta. Un ricetto. Ricetterò quello. Carne, 10 bacche, acqua, senza di cui perché mi sono bisogno. Tanto cosa c'è questa cosa, vabbè, non c'è da fare. Quello che argentavi, e sto pure morendo di fame. Quante cose ho? Che si è preso poi? Mi sa, così, ok. Questo abbiamo fatto pure un attimo lo scorpacciato di cristalli per sta cavolo di serra che sembra non finire più. Vabbè. Andiamo la pelliccia. Andiamo in armatura e pelliccia. Guarda quanto. Poi manco con la pasta cementissima e tutte queste cose strane. Ok, come mi ricordo bene, ho messo le pantaloni. Mi sa che sono morto con la pelliccia e con il colpetto che avevo prima. E visto che è un bellissimo gioco che non ho manco mezzo bug. Sono un bug, il corpetto si è disintegrato praticamente. 80! Legatura. La resistenza questo da 40. Calomero 34, questo 34 e i piedini. Poi non mi ero manco portato il pellicciotto per andare in montagna. Vabbè, quando l'intelligenza è molto poco sviluppata. E niente, adesso faremo un bel pisolino. Vabbè, oh, si prego. Vabbè. Allora poi mi sa di mettermi, come si chiama, dove sono le manine in ferro, eccole. Tutte dovrebbero essere un po' vicino al migliore della chitina. Poi il motivo perché c'è sotto casco è abbastanza di schifo, non lo sapremo mai. Che fai di questo? Te lo levi e ti metti quello lì decente. Metta questo, ordina questo qui. Ok, dovremmo essere già messi meglio per affrontare il freddo. E guarda Baldo che è signorino che diventava. Ma il coso di cristallo non lo posso fare perché mi manca la pasta cementizia. Proprio per quello di cotone. Prima mi mancava il cristallo per farlo. Adesso mi manca la pasta cementizia e ci vuole abbastanza per farlo. Una tigre. Che bello schifidol! Prenda qui. Visto che è bello schifo, diventerà sempre mia. So che diventerà mia il mio vancino. Quella è quella cosa. Pietra, così. Come fai a muovere di freddo pure così? Mi calo da un cannottauro normale. Che stai rispondendo? Io non ho altro. Tanto io lo so che prima o poi troverò una creatura che non si può intrappolare nella gabbia. Livello alto, tipo, mamma, che ne so. Quella nota dell'esploratore già l'ho presa. Sì, una volta quando andavo a prendere i cristalli. Salve, quindi, come dire, io ero andato qui proprio per voi. E per i vostri pampini.
10, sì, vabbè. Quindi vengono un pochettino di bighi. Devo spendere in mano, ma quando mai? Sub. Ti chiamo sub. Ti posso prendere. E qua! Pipistrello. Gioco. Vabbè. Si è buggato. Guarda che il megalosso invece di che... Che livello 20? Ma anche no. Bisogna dire di prendere questo qui. Ah, ecco, questo è il padre dell'altro. Guardate veloce in acqua! Vai. Dunque di prendere questo. Portarlo in casa e poi prendere pure l'altro. Allora ragazzi, io ho iniziato a cercare il video per fare la fabbrica di pinguini. E beh, qui ho trovato un mal capitato. Femmina metà lupo livello 120. Ci mi sto cercando. Non è perché non montano una stella. Quindi. Ok, bene. Quindi non posso essere provato in questo modo. Non c'è niente per il peggio. Vabbè, comunque direi che un 120 non niente male. Allora, livello qui. Cioè, livello spettacolare. Dai! Gioco! Cioè io proprio sono dovuto passare nell'esatto momento in cui la codesta creatura doveva andare a fuggire. Poi mi chiedo, in una maniera di volare più mentre gli spaventi, volare a mo' di granchio tipo orizzontalmente. Scusate, grazie perché. Cioè. Ah, mi mozzica. Cioè, ma se spaventano si prima no. Aia. No, però, guarda, sì, è una malata. Adesso, se volete, faccio lo lascio qui. Cavolo, ho uno sbaglio mio. Che bravo. Danilo. Gioco! Però ci è morto male. Che c'è morto però. Yeah. Uccide una creatura e gliela porto. Deve essere quale creatura? La domanda è questa. Salve! Poi stavo parlando. Beh, non lei. Okay, voi signorini, venite qua. Attaccatemi, dai. Tu uccidi, vieni. Non c'è una palestra. Lo userò. Venga qui. La mia mira è altamente bella. Ah, sì, ora. L'ho veramente mancato da questo istante. Tu devi venire! Quando non mi devi attaccare, mi attacca. Oh, ma sei con una creatura confusa tu, eh? Gioco. Come pensa? Cioè, dai, questo dico, tu gli spari una freccia, la conficchi nella gamba del creatore. No, non muore. Però. Ma poi dove vai? Perché questa vita fa un po' di difficoltà. Senti, Carlo?
dire che la prima mangiata di lungo guarda qua. Dovete venire qua! Dai, non fai dai, brodo! Dai, ultimo colpettino. Forse gli ultimi due. E uno. E sono tre. Ancora. Quanta vita hai? Guardi! Cioè io non riesco a controllare. Cioè tu adesso vorrei grabbare qui la codesta creatura, non posso. Va bene, gioco, va bene. Il colmo. Allora, come non si cosa. Ah, però non cosa per dire. Ora. E qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Cioè, poveri! Cioè, si... no, dovete dire, se non si chiama così. Beh, prelevo non so, abbia non so, la scodessa. Non mi vede. Sono ancora a livello 150. 25, 25. La prima non è così, 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 così. Ce l'ho bisciottata. Vabbè, prendiamo l'altra tigre. Se la lascio a terra, io un colpo così c'è. Dai, io ce l'ho fatta ragazzi, ce l'ho finalmente fatta. Vattene, vattene, scusate, come andare? No, ti sale qui in palestra. Io la sembro così, dai. Adesso ti mangio. Dai, 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 fermo! Non ci dovrebbe servire più frecce. La tigre no! La tigre! Altra freccia, mancava quell'altro brodo. Tu non ci tieni più, vabbè. No, c'è quando una casa è stupida, c'è quando una casa è stupida, è stupida. E quindi sì, finalmente ce l'abbiamo fatta, il brodo è più molto alto puntato. Fortuna che ha una palla di tutta è vera. Per 3006, cioè deve passare un bel po' di tempo. Non so se praticamente non dico passiva, ma neutrale. Ma lei scusi, ancora è tutto quel montone. Vado a scrivere 8 minuti dentro di lei. Dentro l'inventario. Montone. No, gioco.
la fai, ok, corri. Deve essere mangi tutto il prima possibile. In questo io dovrei consigliare prima e meglio. Chi è che ha mangiato creature? Un parasauro! Spawn, ma che cosa devo spawnare, sinceramente. Ci tu bello! Quanto mangi? Si fa il tizio a mangiare ancora che ci vuole. Vabbè. Ok, ha dato il primo colpo a mangiare 22,3%, quindi in teoria con altro 80%, quindi con altri 4 pezzi di carne dovrebbe finire l'addomesticamento, solo che in 6 minuti mi sa che la carne gli scade, quindi direi di cercare qualche altro mattone, mangiarcelo e di portarcelo a casa, cioè di portare a casa la carne per lì nel cagnolino. Allora ragazzi, qua io sto cercando la creatura, ma ne ho trovato un'altra migliore, cioè di quella peora lì, e mi è venuta una bella idea. Ma se cerchiamo da dove si creano tutte e due contemporaneamente, con lì si può creare la carnina normale, non gli fa male. Domesticare un attimo più lentamente, però adossigheremo anche questo anchilosaurio 140 femmina. E l'avia. No. C'è gente che muore là. Mi sono passata 10 minuti per sostituirlo. Ok ragazzi. Ok ragazzi, ho ucciso quella creatura, il stupido Argentalis. Sto coso! Ok, non so come uscire. Ecco. Scusi. Ma poi la gente non mi crede che. Oh, tu! No, non è matematicamente possibile! No, gioco. Va bene che sei ucciso da poco. E i bug ancora sono da risolvere. Ma questo no. Sei tu perché lo tocchi con una zampina microscopica, adesso cadi. Faccio calcoli matematici, non fanno cadere, guarda. Salgo di 220.000 metri. C'entra il buchino. Entra. Oh, non puoi uscire. No, basta, non puoi uscire. Non puoi uscire. Non puoi. No, non puoi. Non puoi. Ok. Fermo così non ci c'è, bravo. Fermo così, tranquillo. Con calma, mi devo pintare. Cioè, non mi dovrei avvicinare così, perché se lui tira mi accodate, qui il lupo, la domestica maggiore il lupo va a quel paese, ma tipo tanto a quel paese. Ma credo che i dati di questa specie dovrebbero bastare per io. Sono tutte creature a una dosificata con questi episodi. No, ti prego.
Non ti ho tirato un colpettino prima. Vabbè, in caso pazienza. Pinguino. Vabbè, ragazzi, in realtà, praticamente, che è successo? Io sto andando avanti normalmente con l'episodio. E praticamente mi è apparsa una spunta rossa sopra, mentre io sto andando lì a cercare la pecora, che poi in realtà ho addormentato lo sticcio. E poi tra lo sticcio ho buttato questo. E pensavo che non so che fosse, boh. E mi sa che era l'insegna di decesso del pinguino. Il pinguino. Oh, comunque quante creature. Questo gioco molto difficile ogni volta. Lei signore, guardi, il tentativo di Bacco dice. Mi chiedo pure da quanto dura questo episodio, vabbè, dettagli. Manco un coso perché. Nel carico perché il tappo è un po' stato, comunque 1,5% botte è pochino, molto pochino. E vabbè ragazzi, comunque direi che so si è spawnato, pensavo fosse despawnato il lupo, però già schierare. Allora, direi di aspettare che. Vabbè, uno fa manco fare la auto. La Uber, dai, stavo dicendo di aspettare lì che il lupo si addovesse che praticamente alla fine. Quindi quando lo finirà di addomesticarsi, direi che l'episodio potrà giungere al termine. Oh, quanto ci vuole che mangi? Ok, ci deve essere un altro nuovo rimasto. La fai dopo stare poi sono pure abbastanza appesantito la cosa, però non è scaduta la carne. Allora vabbè, proviamo. Oh, fatto sembra. Poi dovrebbe diventare anche il vasone nel gruppo. Allora, io di migliore lo invito che una pochina. Cioè credo sia. Beh, per il lupo in realtà non manco visto quanto poco. Il danno per 253% non è male. Non è comunque un lupo molto forte, questo bisogna dirlo. Per una caverna difficile, beh, per se faremo la Snow Cave, dovrebbe essere molto più forte e poi ci dovrebbe essere almeno un gran branco di lui, non solo questo. Devi provare contro lo stesso di questo livello. Almeno 50 d'acqua. Però devo dire che è abbastanza forte. Poi il 190 come me la faccio, chiedo scusi, eh. Qui cerco di aria. Nutri. Dai che. Ah, aia, 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 aia. No, 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 no. No, curati, curati, curati. Dai!
no, 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 no
Ma cura, ti mangia. C'è un montone, guarda che carne pregiata. Dai, curati! Dai, sempre stanno. Aia! Finalmente, dai. Beh, ovviamente ancora è da livellare. Però dai, come creatura da... Come creatura non è male. Beh, anche da dire che è molto pratico il lupo, perché è una creatura abbastanza piccolina, cavalcabile. Che raccoglie un bel po' di risorse, quindi devo dire, la raccolta dell'achitina, per esempio, vado lì, ne faccio un bel po'. C'è qualche chi di creatina per fare la pasta cementizia, che mi serve per staginare di serra. Direi che sia abbastanza utile. Io vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi per sostenere il canale. E vabbè, e niente. Comunque, ah sì, vero, devo fare il resoconto delle creature addomesticate in questo episodio. Allora. Qua hanno sbloccato la... Vabbè, ancora bisogna sbloccarla. La pasta cementizia, perché l'avevo trovata mi sa ben troppo. Allora, devo fare il resoconto, mi devo pensare, delle creature addomesticate. Allora, prima abbiamo il pinguino, che ha fatto una brutta fine. In realtà pure il dodo, diciamo due, 3-4 con i 40 tauri nuovi. Poi andiamo a 5 con il lupo. E a... No, beh, il pipistrello l'ho dato là qualcosa. No, non me lo ricordo. Vabbè, comunque poi a 7 su 2. Dovremmo essere forse con l'archeosauro. Poi più o meno siamo lì. Allora, direi ragazzi che poi nel prossimo episodio, a parte vedere come sarà messo questo anchinosauro, dovremmo cercare a addomesticare qualche creatura della mod che ho aggiunto. Aspetta, mi vedere che fa qualche cosa, fa qui nell'acqua. Esce questo? Questo non lo chiedo, questo programma. Tengo per collezione. Aiaiaia. Quanto è grosso, cos'è? Vabbè. Comunque. Questo è un piranha, ma invece... Dico... Allora, spero che non spawni mai qui no Xinfunctus, perché... Perché credo che sia troppo grosso per questo laghetto qui. Che sarebbe una creatura che, sempre un sorto di salmone con la faccia bruttissima, aggiunta da questa mod. Allora, direi che ragazzi, per oggi è tutto. Vi ricordo di lasciare like e iscrivervi se volete nuovi episodi di Ark. Ciao!